Che aspettiamo? Questo è il famoso studio 555, no? Qua. Dove la mettiamo l'ingenzeria? Che è lo sponsor? Sono quella della telecamera che prende la cosa. Salve, io sono Flavinia. Bisogna capire dove bisogna mettere l'ingenzeria comunque. La conduttrice. Flavinia, siamo al punto 6, Accademia della Crusca, va bene? Adesso facciamo questo, dai pure voi, su! Cristo Santo, forza! Eccola. Buonasera. Che fai? Date? Vavate? Un attimo. Grazie. E io pure. Io andavo bene? Sì. Vado, posso? Ok, grazie. I miei autori. Buongiorno. Un bel applauso. Allora, lei è la persona nella quale viene a parlarci l'italiano. Sì, buonasera. E, oggi voglio parlarvi di alcune espressioni che vengono inserite senza un apparente filologico in un discorso, se non con l'intento di portarlo avanti. Mi riferisco in particolare a quant'altro in qualche modo. Le avrete sentite sicuramente ovunque, ripetute ossessivamente in modo compulsivo. Questa scrittura è in qualche modo, come dire, innovativa. Molto leopardiano. Ma che vuol dire? In un modo qualche, quale? Domani andiamo a cena e quant'altro? Quant'altro quanto? E esattamente di quale altro si parla? Ma dove poi? Chi li usa si illude di alzare il livello della conversazione. In realtà sta solo usando moncherini di altre frasi per riempire un vuoto mentale senza esprimere uno straccio di concetto. Chi usa a sproposito quant'altro e affini non ha idea di quello che sta dicendo, anzi, molto probabilmente non ha proprio niente di interessante da dire. Infatti! E quando ci troviamo davanti questi individui non possiamo farci trovare impreparati. Senza meno. Ti spiego, capito? Francamente, non so se mi spiego, non so come dire, capito? Effettivamente era lei, tecnicamente, non so se mi spiego, capito? Ora, tecnicamente, effettivamente, senza meno, effettivamente, francamente sì, non so se mi spiego, capito? Tecnicamente sì. Beh, quant'altro? Oh! Capito?